In occasione della presentazione del progetto abbiamo raccolto le voci di diversi rappresentanti istituzionali e locali sull'importante iniziativa che riguarda il Lago di Como. Lei ha seguito da vicino tutta la vicenda delle paratie del Lungo Lago, anche ha seguito il progetto che è stato presentato qui oggi, il percorso più che altro, ma la storia risale perlomeno al 1990, ci spiega perché? Sì, la storia inizia nel 1990 quando con la legge Valtellina vengono stanziati dei fondi a favore del Comune di Como appunto per la difesa spondale di Piazza Cavour. E poi da lì sono iniziate le varie progettazioni che si sono dilungate un po' per troppi anni, diciamo, tant'è che i lavori sono iniziati soltanto nel 2006. Con tutte le vicissitudini che abbiamo avuto, io credo che il dato importante che dobbiamo sottolineare è che il presidente Maroni è venuto a Como 2 mesi fa, ha detto che questa era una problematica che bisognava risolvere e ha mantenuto la promessa e stiamo risolvendo il problema. La serata di questa sera sostanzialmente dice che siamo sulla via giusta per risolvere il problema. Finalmente dopo tanti anni si è sbloccata la situazione del Lungo Lago a Como? Speriamo veramente di essere arrivati alla fine di questa situazione veramente incresciosa per i cittadini ma per il turismo. Como deve rinascere, deve puntare sul turismo e probabilmente siamo arrivati alla conclusione. Aspettiamo, incrociamo le dita, speriamo che i lavori finiscano al più presto, ma sono felicissima che il presidente Maroni abbia dedicato a Como le priorità e la sua presenza. Siamo arrivati a conclusione dello studio di fattibilità che era già previsto si facesse, che eravamo impegnati a consegnare entro il 31 maggio, la Regione nei 15 giorni successivi ha assentito agli obiettivi di questo studio di fattibilità. Da qui in avanti dovremo partire con la redazione della perizia di variante vera e propria per poi ripartire con i lavori. Oltre il 90% si è detto che quest'opera sarà finanziata dalla Regione, più o meno si sa già la cifra? Beh, già oggi noi sappiamo che siamo passati da 11 a 19 milioni, da 19 milioni a circa 27 milioni e mezzo, di questo, come bene ha detto lei, oltre il 90% sono di carattere regionale e quindi l'impegno con la Giunta Maroni è proprio quella di innanzitutto reperire le risorse e poi di aiutare il Comune anche dal punto di vista tecnico a dare questa risposta che deve contemplare appunto le due esigenze, il fatto che i comaschi non abbiano l'acqua ai piedi o nei negozi e nel contempo che sia il Lungo Lago a disposizione dei comaschi spessi, specie adesso che arriva l'estate. A queste due esigenze si sta dando una risposta tecnica, onerosa ma la si dà. Cosa significa per me la riapertura del lago di Como? Finalmente la dimostrazione che la politica del fare esiste e Maroni ne è proprio l'incarnazione, quindi a pochi mesi dall'insediamento venire a Como, aver trovato l'accordo con il Comune e dire il cronoprogramma per la riapertura e la sistemazione del Lungo Lago è questo con date precise, significa dimostrare che quando c'è la volontà politica si possono superare anche ostacoli importanti come sono quelli finanziari, insomma. Quindi direi che è un punto importante per la vita di Como. Ecco, lei ha detto una valenza turistica soprattutto però per una cittadina di Como, visto che lei appunto abita in questa zona, cosa significa rivedere il lago poi da un'altra prospettiva? È ridare ossigeno alle persone perché proprio mancava l'aria, il lago per noi è vita, è ossigeno, è stare bene. Allora in conclusione ricordiamo l'impegno anche della prossima giunta itinerante, farla proprio qui in occasione della riapertura del lago a luglio. Assolutamente sì, sappiamo che negli anni scorsi è stato veramente complicato il fatto di non avere il Lungo Lago a disposizione e quindi con la Giunta Maroni si vuole, in occasione di un tour istituzionale che stiamo facendo, portando la Giunta a convocarsi nelle varie province lombarde, ci piacerebbe fare in occasione della riapertura del lago per essere vicina in questo momento bello dei cittadini comaschi e essere vicini a loro.